Benvenuti, siamo con il professor Pierluigi Properzi, Buonasera. candidato sindaco di PDL Domani L'Aquila, non sarà al ballottaggio. Deluso da questa esperienza politica, fra l'altro è la prima per lei. Deluso dell'esperienza politica? Assolutamente no. È stata un'esperienza importante, intensa e secondo me nella mia vita ci doveva stare un'esperienza di questo tipo. Deluso del risultato che mi aspettavo diverso, ma questo è un problema che deriva da una certa inesperienza e dal essere entrato forse troppo tardi nel discorso elettorale, quando gli altri avevano già da tempo predisposto tutte le truppe. Sì, pensa che sia un problema che appunto di organizzazione o che la città poi alla fine, nonostante il terremoto e tutti i disagi, vada sempre alla ricerca dell'usato garantito, chiamiamolo così, e quindi due politici di lunga data come Massimo Cialente e Giorgio De Matteis. Sì, spesso però l'usato garantito nasconde difetti. Questo è il problema. Io preferisco acquistare macchine nuove. Bene, quale sarà il suo impegno nella futura amministrazione? Si metterà a servizio comunque della città da consigliere comunale? Assolutamente sì. Del resto, il motivo per cui ho deciso di partecipare a una tensione elettorale è essenzialmente quello di poter portare un contributo alla ricostruzione. Contributo che io da tempo avevo dato nei settori nei quali lavoro, università, ricerca, associazionismo culturale e professione. Ritengo però che questo si possa esprimere meglio, sui banchi del Consiglio Comunale dell'Aquila. Quindi è escluso il fatto che lei lasci magari per tornare alle sue occupazioni principali, diciamo così? Diciamo che le mie occupazioni principali sono molto vicine alle cose che deve discutere il Consiglio Comunale. E la ricostruzione è un tema così importante, così di rilievo culturale, disciplinare, che potervi partecipare dai banchi del Consiglio Comunale, secondo me, è un'esperienza molto importante. Nel frattempo lei è tornato al lavoro, alla famiglia, ai ritmi consueti. Non è che mi fossi molto allontanato da tutto questo. Certo, i 2 mesi di campagna elettorale sono stati 2 mesi intensi per alcuni versi. Ho dovuto fare cose che prima non facevo, per esempio fare un'intervista alla televisione, per esempio preparare le liste e soprattutto imparare molte cose. Ecco, io ho imparato molte cose da questa campagna elettorale. Molte cose che riguardano il rapporto fra le persone, che riguardano la scala dei valori e degli interessi. Questo secondo me dal di fuori non si capisce bene. Vivendolo dal di dentro si capisce molto meglio. Magari in famiglia saranno stati anche contenti, fra virgolette, del fatto che non sarà coinvolto in un lavoro che comunque richiede Le tantissimo tempo. posizioni erano articolate e diverse. Per alcuni figli è stata una sorta di liberazione, per altri anche una delusione e per alcuni versi, secondo me, sono rimasti anche un po' contagiati dalla faccenda. Quindi potremmo trovarci un nuovo Properzi fra qualche tempo impegnato in politica? Forse, ma erano anni che Properzi non entravano più in politica. E questo era uno degli elementi di riflessione, cioè il fatto che non bisogna considerare la politica una cosa
diversa, una cosa che fanno gli altri, una cosa da usare. La politica va fatta. Negli ultimi giorni, complice anche naturalmente il clima da campagna elettorale, si è acuito ancora di più lo scontro fra le posizioni di Massimo Cialente, di Giorgio De Matteis, ma anche è stato ritirato in ballo di nuovo il commissario, la struttura tecnica di missione, si è riaperto nuovamente il dibattito sul piano di ricostruzione, i saggi del governo che avrebbero o non avrebbero dato il loro parere sul piano dell'Aquila. È utile tutto ciò alla città? Cosa sta succedendo secondo lei? Non è sicuramente utile alla città. È uno strascico elettorale denso di cose poco chiare, dette e non dette. Io penso che la città debba ritrovare al più presto una sua dimensione di ordinarietà nelle procedure. Purtroppo tutta la vicenda del commissariamento, sia quello della fase emergenziale che quello della fase della ricostruzione, hanno in qualche modo contagiato. Che cosa voglio dire? In fondo, agire in una dimensione commissariale comporta la possibilità di decidere in termini eccezionali. Questo atteggiamento, questo discorso, piace perché significa poter decidere fuori dalla dimensione ordinaria. Anche questo fatto di essere stati costretti a inventarsi un nuovo strumento per fare cose che con gli strumenti urbanistici ordinari si sarebbero potuti fare tranquillamente. Esistono i piani di recupero di iniziativa pubblica e privata, nella legislazione regionale esiste il programma integrato di intervento, tutti strumenti adattissimi alla fattispecie dell'intervento nelle aree in cui è necessario ricostruire. Quello che mancava indubbiamente era la dimensione del programma, e l'aver messo insieme il programma, cioè quando dico programma intendo la programmazione economica della spesa, con la parte urbanistica, cioè le destinazioni d'uso, gli arretramenti, gli allineamenti e via dicendo, ha portato a una specie di ibrido che non è né carne né pesce, e ognuno ha tirato questa coperta dal lato che gli interessava, cioè che era quello del controllo dell'operazione, e si è finiti in una palude dalla quale non si riesce ad uscire fuori. Ecco, io avrei gradito che da parte dei candidati ci fosse, da questo punto di vista, un impegno a ripartire bene, a ripartire da una chiarezza su questioni fondamentali. In fondo, oggi si tratta di partire con la ricostruzione pesante nel centro storico. Questo è un discorso che riguarda essenzialmente aspetti di carattere urbanistico, che devono avere una cornice legislativa che consente al sindaco di intervenire direttamente, quindi che consente, se del caso, di dare prescrizioni molto regolative, altezze, distanze, anche perché bisogna ricordarci che dobbiamo operare all'interno di dimensioni di sicurezza, sì. Quindi, e che non sono soltanto nella parte della struttura degli immobili, struttura sismica, sì, ma sono anche condizioni di sicurezza per l'evacuazione, per i percorsi di sicurezza, per gli edifici strategici. Tutto questo deve trovare una traduzione nella nuova città. Ecco, secondo me, se non ci sono strumenti di carattere prescrittivo e regolativo, rischiamo di perdere altri anni. E ad oggi lo strumento del piano di ricostruzione, così secondo come interpretato, non ci sono. Perché hanno
introdotto questo concetto nuovo del piano di ricostruzione quando Ah, c'è un. ma sai, spesso in queste situazioni avviene che una persona che ha delle aspirazioni da legislatore si inventi uno strumento urbanistico. Succede spesso nelle leggi regionali. L'urbanistica è diventata, se uno facesse oggi un glossario degli acronimi, cioè dei PDG, PDR, PRG, PGT, riempirebbe un volume. Per fare cose che poi sono sempre le stesse, però questo volersi distinguere nel nominalismo, ogni regione ha un tipo di piano regolatore. Ecco, io non penso che tutte le regioni abbiano bisogno di uno strumento diverso, eppure siamo in queste condizioni. Lei sa che queste posizioni sono, se volessimo catalogarle, il ritorno in capo agli enti locali, alla normativa ordinaria, sono più vicine, diciamo, alle richieste che provengono dal centro-sinistra piuttosto che dal centro-destra, se Ma volessimo ecco, generalizzare. volendo molto generalizzare, ci siamo fatti un'idea, che non sempre è così, di un centrodestra centralista per alcuni versi e liberista, quindi con delle contraddizioni interne, e un centrosinistra invece regolativo e più vicino all'ente locale, decentrato e via dicendo. Non sempre è così. Io ritengo che si debba ritrovare il giusto equilibrio fra centralismo statale e regionale, perché serve una forma di coordinamento, non possiamo farne a meno, e invece autonomia propositiva e gestionale da parte dell'ente locale. In consiglio comunale aderirà al gruppo del PDL o formerà il gruppo domani L'Aquila? Allora, io intanto ho trasformato diciamo la lista Domani Aquila in libera associazione e intendo lavorare molto su questa associazione. Lavorare molto significa far convergere su questa associazione culturale tutte le persone che sono interessate alla ricostruzione, e coinvolgere anche alcune personalità esterne alla realtà aquilana. Deve essere un momento di riflessione e di proposta. Naturalmente, tutti quelli che hanno aiutato Domani L'Aquila, anche economicamente, perché la mia campagna elettorale è stata, Ha avuto un diciamo, costo. no, quello era ovvio che l'avesse, ma è stata confortata dall'aiuto di molti, anche amici, diciamo non i soliti imprenditori che pure hanno collaborato, ma molti amici che hanno ritenuto di dovermi aiutare. Ecco, io intendo continuare questo lavoro con l'associazione Domani L'Aquila e stiamo ricercando una sede autonoma. E poi vedremo, insomma. Quindi in consiglio comunale sarà con domani L'Aquila. Io devo parlare ancora con il PDL per capire, perché io sono molto grato al PDL per quanto ha fatto e per una disponibilità non comune nei miei confronti. Tutte le personalità importanti del PDL che sono venute ad Aquila ad aiutare la mia campagna. E indubbiamente, in un momento di grande difficoltà del partito in Abruzzo e ad Aquila in particolare, però devo riconoscere un coinvolgimento e uno sforzo notevole. Io intendo quindi continuare un rapporto leale è importante con il PDL, e subito dopo le elezioni intendo avviare questi incontri. Va detto che a me piaceva molto
la proposta di Alfano di riconfigurare il partito intorno alla società civile, ed io ne ero un esempio pratico, diciamo. Ecco, su questo, se ci saranno evoluzioni, e mi sembra che il quadro nazionale comporti evoluzioni notevoli nel prossimo futuro, e non solo nel centrodestra, io sono molto interessato a collaborare a questo progetto. Bene, un'ultima domanda. Domenica e lunedì si vota per il ballottaggio. Domenica mattina, sul presto, io vado a votare. Andrà a votare. Non dice per chi voterà? Voterà per... Mi sembrerebbe una marchetta elettorale inutile. Ho dato, come lei sa, libertà di scelta agli elettori di domani L'Aquila. Sì. Il PDL si è naturalmente schierato con il candidato del centrodestra. Queste mi sembrano le considerazioni che interessano di più il pubblico.